Ben trovati, siamo a Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Qui oggi, mercoledì 13 settembre, si presenta al pubblico Cecilia, omaggio alla notte di San Lorenzo, una scultura dell'artista Marcello Scarselli che, ispirandosi al celebre film dei fratelli Taviani, rende omaggio alle vittime del Duomo, una strage avvenuta nel luglio del 1944. L'opera è stata commissionata dalla Fondazione Cassa di Risparmio e si inserisce nel più ampio progetto Good Morning Taviani, realizzato con il sostegno della Regione Toscana e del Consiglio regionale. A ricevere l'omaggio c'era Paolo Taviani, mentre ad accogliere gli ospiti Antonio Guicciardini Salini, il presidente della Fondazione, insieme ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, il sindaco Simone Giglioli e l'assessore Loredano Arzilli. Un momento di riflessione collettiva coordinato da Carlo Baroni, presidente del Centro Cinema Paolo e Vittorio Taviani. E noi abbiamo ben volentieri incaricato il maestro Scarselli di fare questa statua di Cecilia per due motivi fondamentali. Intanto sono 40 anni dall'uscita della Notte di San Lorenzo, questo capolavoro dei fratelli Taviani, e poi perché è un segno tangibile dell'interesse di tutto il territorio verso questa forma d'arte che è il cinema. Non ci dimentichiamo che i fratelli Taviani sono una pietra miliare del cinema internazionale, e quindi noi siamo stati onorati quando il Centro Studi sui fratelli Taviani ci ha chiesto se potevamo finanziare questa opera che oggi presentiamo, che poi la Fondazione darà al Comune per metterla in una piazza in modo che sia visibile a tutta la popolazione. Con Leonardo Casalini del Centro Cinema Paolo e Vittorio Taviani, il regista del documentario 44. È un giorno importante per l'opera cinematografica dei fratelli Taviani, che continua a far riflettere e ispirare artisti di ogni genere. In relazione proprio al progetto 44 è stato un compito al tempo stesso difficilissimo e oserei dire però anche facilissimo, perdonate questa contraddizione, ma difficilissimo nei termini in cui ovviamente si sente la responsabilità di trattare un argomento così, così delicato, di non ferire in un certo senso la sensibilità delle anime di tutti coloro che hanno avuto a che fare con la strage del Duomo del 44, il dover rispettare l'opera, il capolavoro, la Notte di San Lorenzo e soprattutto lo spettro di questo corto in qualche maniera mitico che è San Miniato luglio 44, che ovviamente rende la cosa estremamente difficile. Facile perché? Facile perché ovviamente non è stato necessario un'imposizione estetica, un dovere in qualche maniera porre in maniera attiva un certo tipo di attenzione, ma le immagini hanno creato in maniera autonoma il documentario, quindi le immagini sublimi della Notte di San Lorenzo accompagnate alle parole veramente toccanti di coloro che hanno vissuto in prima persona la strage del Duomo e quindi hanno reso, diciamo, possibile e facile quello che in realtà era un compito arduo. Con Marcello Scarselli, lo scultore che ha realizzato l'opera, la scelta di omaggiare la Notte di San Lorenzo ha sicuramente una riflessione alla base. Cosa l'ha spinta a realizzare quest'opera? E direi che non è stato facile per me dipingere i tre film che ho deciso poi in effetti di rappresentare, con Chaos, Good Morning in Babilonia e La Notte di San Lorenzo.
Nella notte di San Lorenzo ho preferito la bambina nella sua, diciamo, innocenza, e invece di puntare più su un personaggio che si poteva vedere più la tragedia, io ho pensato alla bambina proprio per far vincere l'amore, è proprio tutto questo. E chiaramente La notte di San Lorenzo è un film che ci insegna moltissimo e quindi deve essere visto da tutti i ragazzi, anche attuali, è un film anche attuale. E chiaramente grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato abbiamo voluto ricordare quel momento con la statua dedicata a Cecilia. Chi è Cecilia? È la bambina di quel film che chiaramente io ho ricordato donando oggi proprio un cesto di uova all'attrice Nicole Guidelli, che ha fatto quel film e poi non l'ha fatto più, che è stata contattata e ci è voluto veramente una settimana, 10 giorni anche più per rintracciarla, però sono felicissimo di averla rintracciata, di averla portata qui, quindi stasera noi inauguriamo la statua in bronzo, ma anche abbiamo ritrovato la Cecilia in carne ed osso e quindi veramente questa statua poi verrà posizionata in piazza Mazzini vicino al comune di San Miniato. E noi quando passeremo di lì ricorderemo quel tragico evento perché non accada mai più. Pioggia, pioggia, corri, corri, fammi andare via i porri. Oggi è senz'altro una bella giornata per San Miniato perché Paolo torna qui, l'ha detto anche lui, per la prima volta dopo la morte di Vittorio. Tornarono insieme nel 2016 per il conferimento della cittadinanza onoraria, una bella manifestazione. Oggi ritorna qui dopo 7 anni e lo fa, insomma, anche con un po' di peso dell'età, ma soprattutto con il carico emotivo. Noi siamo tutti abituati a immaginare Paolo e Vittorio come una sola cosa, quindi Paolo ora è a metà, quindi non è stato semplice neanche per lui. Io su questo lo ringrazio veramente, ci abbiamo lavorato tanto, è un anno, l'anno scorso lo incontrammo a Lucca quando c'era Lina Nerli Taviani, che la moglie, che ha ricevuto un premio, e con molto piacere l'abbiamo invitato, ha raccolto questo invito. Oggi è una bella giornata per la creazione e appunto per la posa poi di questa statua dedicata a Cecilia, alla bambina narratrice della notte di San Lorenzo, il film per antonomasia, il film saminiatese più appartiene alla nostra memoria, alla memoria collettiva del Duomo. Io penso di sì, esiste una memoria collettiva, certo c'è una divisione sui fatti, una divisione che interessa ancora la comunità, ma guardate, indipendentemente dalla responsabilità dei fatti, che è importante, per l'amor del cielo, non è un fatto secondario, sono morte 54 persone in Duomo, tante vite spezzate, tante famiglie spezzate, dolore e lutti che poi accompagneranno tutta la vita successiva saminiatesi. Anche se naturalmente la storia, la ricerca, la balistica è andata avanti, ma la responsabilità della guerra sono quelle naziste e fasciste, che difficilmente, ecco, altrimenti questi un episodio come questo si sarebbe accaduto. Detto questo, è giusto che la verità sia ricercata, non sposta di un millimetro le responsabilità
della guerra e la tragedia nella tragedia, perché comunque tante famiglie appunto sono state segnate da questo terribile lutto. Così poi poeticamente, magistralmente narrato, insieme a tutte le vicende della liberazione saminiatese in questo film straordinario, che non solo è bello perché parla di Saminiato, già questo per noi è bello, ma perché è veramente un bellissimo film fatto con una cura, una maestria, un occhio che difficilmente si ritrova nel cinema. Qui termina la presentazione di Cecilia, un'opera che invita a riflettere sul rapporto tra storia e memoria. Un'opera che dimostra quanto la strage del Duomo sia una ferita ancora aperta per San Miniato, un fatto che merita di essere raccontato e tramandato, così come hanno fatto i fratelli Taviani con La notte di San Lorenzo.